Ciao, oggi parliamo di glicemia bassa e sport. Io sono Emanuele, sono diabetico di tipo 1 quando ho 4 anni e mezzo. Ho corso nel team Novo Nordisk, una squadra di professionisti composta da ragazzi interamente diabetici con sede negli Stati Uniti. E se vuoi smettere di preoccuparti delle tue ipoglicemie durante l'attività fisica, sei nel posto giusto. A tutti i diabetici è capitato di avere la glicemia bassa durante lo sport, durante l'attività fisica e non sentirsi bene. Questa cosa poi col tempo ho imparato a gestirla meglio, ma vi racconto questo aneddoto. Una volta dovevo fare uno scarico, quindi un'ora, un'ora e mezza, io facevo ciclismo e lungo la strada ho trovato dei miei compagni di squadra che mi hanno detto: sì, dai, vieni con noi, allunghiamo un pelo. Alla fine, invece di un'ora e mezza, erano venute fare 2 ore e mezza, io non avevo praticamente mangiato, la glicemia è bassa, sono svenuto in bici, praticamente vedevo grigio a un certo punto. Ed è venuto mio papà a prendermi. Okay. Questa storia serve per raccontarvi cosa? Che uno, bisogna sempre andare in giro con il telefono perché altrimenti non avrei chiamato nessuno. Due, bisogna sempre possibilmente andare in giro con qualcun altro. Hai 5 euro nella cover del telefono che sono magici, ti salvano. In quel momento io ero andato in pasticceria a salvarmi. Ti trovi in una situazione in cui tu puoi contattare qualcuno, ovviamente non sei un posto sperduto da Dio e vai da solo, però puoi risolvere la tua situazione. Dividiamo in quello che puoi fare prima di fare sport e quello che puoi fare durante lo sport. Quello che puoi fare prima è regolare l'insulina lenta e l'insulina rapida. L'insulina lenta perché è quella che poi influisce durante l'attività fisica, per il semplice fatto che, vi faccio esempio, io uso la Tresiba. Se io, e normalmente faccio 32 unità, ok? Se io non faccio questa unità o le aumento, se l'aumento evito magari che la glicemia vada un po' più alto dopo il pranzo o dopo la cena, che dopo la cena non va alto generalmente, però dopo pranzo sì, mi si alza intorno alle 3, 3 e mezza, comunque dopo un paio d'ore, e questa la rende più stabile, però la rende più bassa durante tutto il resto della giornata, ovviamente. Però se quel giorno io faccio sport, significa che io non riesco a stare in piedi, significa che devo abbassare per forza la quantità di Lantus o Tresiba o la vostra insulina lunga durata che usate. Stesso discorso vale poi per l'insulina rapida. Se sapete che poi dovete fare attività fisica, è inutile che poi fate l'insulina come se doveste andare a dormire rispetto a se dopo dovete fare attività fisica, perché vi andrà sicuramente bassa la glicemia. Sapere quanto si riduce, poi questo lo impari col tempo, lo impari in base a quanto devi farlo, in base poi a come ti senti tu poi durante l'allenamento, il tuo grado di allenamento. Io ad esempio ogni tanto vado via in bici per sport, adesso non faccio più ciclismo, sono più agonista. Quando vado a correre o quando vado in bici, dopo aver mangiato, non faccio insulina perché so che mi va bassa la glicemia. Spesso una cosa come il ciclismo che è a lunga durata, con un'intensità non troppo alta, e spesso se fai salita siamo a quel 70-75% perfetto per bruciare zuccheri che tu non hai nel corpo, che il glucagone non può rilasciare, quindi ti va sicuramente basso. Quello inoltre, un'altra cosa che puoi fare è regolare la tua alimentazione. Se sai che devi stare per uscire, puoi curare il tipo di alimento che andrai a mangiare. Ad esempio, se tu mangi un alimento prettamente di zuccheri, polisaccaridico o di carboidrati. Io con carboidrati intendo solo carboidrati, non intendo anche l'aggiunta di altre cose, tipo il piatto di pasta in bianco. Tu sai che quel piatto di pasta lì te alzerà immediatamente, quindi se devi andare via dopo mezz'ora, è meglio che non mangi il piatto di pasta, ma è meglio che mangi qualcosa più proteico, perché le proteine hanno bisogno di una serie di lavorazioni che, se hai visto il video sul metabolismo e diabete, avrai sicuramente compreso, che ti lascio o di qua la playlist per capire meglio se ti serve. Comunque, devo subire una serie di processi di transaminazione per rimuovere i gruppi aminici, e poi può essere degradato lo scheletro carbonioso di quelli che sono gli aminoacidi, perché gli aminoacidi compongono le proteine, e una volta che hai degradato lo scheletro carbonioso puoi ottenere energia. Però questo è un processo che ci vuole un po' più di tempo rispetto alla degradazione del glucosio, che è molto più semplice e molto più rapida, ed è per questo che il nostro corpo predilige la formazione del glucosio rispetto ad altro. Anche i grassi ci mettono molto più tempo a essere degradati perché subiscono una serie di processi e preferiscono prima essere accumulati e solo in seguito a dare energia. Adesso vediamo cosa fare durante. Puoi ad esempio modulare l'allenamento. Nel caso, ti faccio il mio caso del ciclismo, un caso concreto. Se sei in pianura, generalmente vai via a dei ritmi tranquilli. È come se tu stessi facendo una sorta di passeggiata un po' più veloce, a meno che tu non debba fare dei lavori particolari. E in questo modo tu non bruci tantissima energia, ne bruci un pochino, ne bruci un po' di grasso poco per volta, ma non vai a consumare grosse riserve di glucosio. Se tu invece vuoi fare una salita in cui abbiamo una percentuale di energia
più o meno sei a quel livello tra il 70-75%, quello che viene chiamato medio Z3 per chi usa le fasce cardio o guarda i watt durante gli allenamenti, ti renderai subito conto che il tuo glucosio scende in maniera molto ripida, proprio perché nel momento in cui viene utilizzato più glucosio. Come invece la tua natura, questo andrebbe a causare l'intervento anaerobico, quindi smetteresti di utilizzare il glucosio, ma il piruvato, che avrai sicuramente capito che cos'è se guardi i video sul metabolismo, che si ottiene il piruvato che si ottiene dalla degradazione del glucosio, viene convertito in lattato perché serve per dare energia molto più rapidamente. Quindi tu cosa puoi fare? Puoi modulare il tuo tipo di allenamento, scegliere che tipo di percorso fare, se fare un percorso più in salita, per fare un percorso con presenza più pianura, e scegliere in che momento alimentarsi, ma l'alimentazione la guardiamo dopo. Quando dico scegliere il momento, se tipo tu stai in salita, no? E ti manca 1 km alla cima e tu stai mangiando, quando iniziare la discesa, se devi fare una discesa lunga, tipo 10 km di discesa, 5 km di discesa, e per un po' tu non pedali, il tuo corpo non brucia energia, però tu gli hai comunque fornito energia e la glicemia si alza. Inoltre, durante tutti quei momenti anaerobici che diciamo si fa i fuorigiri o si supera la soglia aerobica, il VO2 max, tutte quelle cose lì contribuiscono a aumentare la glicemia. Questo perché il corpo rilascia dal fegato il glicogeno e il glicogeno viene poi utilizzato per degradato, il glicogeno si forma glucosa e la glucosa viene utilizzata per fornire energia. Un'altra cosa che puoi fare è mangiare. Allora, ci sono un sacco di integratori, barrette, gel, è pieno di mille robe. Io personalmente non uso niente di questo per il semplice fatto che fai sempre fatica a gestire poi quanto va alta, cosa c'è dentro, tutte queste cose qua. Preferisco io prendo tipo di panetta e latte grossi così, più o meno, sì, ok, di questa dimensione qua, e una volta prendo dei panetta e latte più o meno di questa dimensione qua, ok, cioè piccolini, cavo il contenuto di pane, ci metto dentro marmellata, miele, fiele, prosciutto, quello che volete voi, e una volta che poi vengono li incarto e li mangio durante l'allenamento. Questo perché mi danno molta più energia, mi danno molti più zuccheri e so esattamente cosa c'è dentro, cosa sto mangiando, quanto ne sto mangiando, e riesci a fare un'eventuale conta di carboidrati se poi va troppo alto o se pure riesci a gestire poi il glucosio. Inoltre, se vuoi per esempio utilizzare anche delle barrette, io a volte le utilizzate, però le utilizzo in quei momenti in cui magari ho finito le cose da mangiare, e me le faccio prestare da qualche amico. Comunque, se non ti porti niente, sempre 5 euro dietro in una cover del telefono. Sono magici, non hai idea di quante volte ti possono salvare quei 5 euro lì. E infine, ultima cosa che puoi fare è monitorare spesso la glicemia. Quando dico monitorare spesso la glicemia, non significa che ma sto correndo, devo tirare fuori, devo portare via il glucometro, le strisce, il pungidito. Tutte queste cose non posso farlo. Vero, anch'io non potevo farlo quando andavo in bici. Per questo utilizzo io in questo momento utilizzo il freestyle, però potresti utilizzare anche un altro sensore tipo il Dexcom. Il Dexcom in modo continuato monitora le tue glicemie, ti segnala quando sta andando alta, quando sta andando bassa, quando sta scendendo troppo o salendo troppo velocemente. Invece il freestyle non te li invia se non il modello 3 che deve ancora uscire in Italia ed è già disponibile in Germania, però, e puoi monitorare spesso col telefono. Io ogni 10-15 minuti tiro fuori il telefono, faccio così e so esattamente quanto ho di glicemia. Influisce prima, abbiamo detto che influisce stress, gara, preoccupazioni, l'alimentazione e l'insulina. Queste cose sono da tenere sotto controllo. Mentre quello che puoi fare durante è monitorare spesso la glicemia, corretta alimentazione e modulare l'allenamento. Ti ricordo che sul canale puoi trovare una serie di video a tema diabete, sport e medicina. Se il video ti è piaciuto lascia un mi piace, commenta e iscriviti e noi ci vediamo al prossimo video.